Questo mese di novembre, dedicato nella nostra tradizione e nella nostra fede al ricordo, alla preghiera dei defunti e ai defunti meglio, che certamente non si esaurisce nel mese di novembre. E come ieri ho detto, per esempio, quando noi nella liturgia eucaristica, nella messa, ricordiamo i nostri defunti, non è solo un'opportunità che la Chiesa ci dà di ricordarli e di pregare per loro, una cosa buonissima, ma è anche e soprattutto il ricordo e il ravvivare in noi la dimensione materna che questa Chiesa ha verso ogni suo figlio, sia in vita che dopo vita. Cercherò, non so per tutto il mese o non lo so, forse per un po' di tempo, di riflettere con voi sul rapporto che Padre Pio aveva con le anime purganti. Un rapporto che noi possiamo, diciamo, senz'altro conoscere attraverso il suo epistolario, ma che io voglio proporre a voi lasciandomi guidare da un confratello di Padre Pio, che ha vissuto anche con il padre, Padre Alessio Parente, che ha scritto un libro, Padre Pio e le anime del Purgatorio. Potete chiedere anche alle nostre edizioni Padre Pio da Pietrelcina eventuali copie. Non farò un trattato, come dire, non mi soffermerò sugli aspetti teologici o sulle diversità di vedute, dirò qualcosa di tanto in tanto, ma a me piace riportare appunto attraverso i ricordi di padre Alessio Parente episodi, fatti che ci fanno comprendere il rapporto tra il santo di Pietrelcina e le anime purganti. Iniziamo oggi con un tema che padre Pio ha scritto quando aveva 15 anni, quindi era nel 1902, a pochi mesi dal suo ingresso nell'ordine dei frati minori cappuccini, che è avvenuto nel convento di Morcone nel gennaio del 1903, e invece questo scritto, questo tema, è stato riportato alla fine del 1902, quindi molto ipoteticamente è stato riportato, è stato scritto da padre Pio nel novembre del 1902. Ma sentiamo questo tema di padre Pio, all'epoca Francesco Forgione, quando aveva 15 anni. Il giorno dei morti. Erano appena passati 6 giorni da che le scuole si erano riaperte, quando il maestro diede 2 giorni di festa per la solennità di Tutti i Santi e per la commemorazione dei morti. Siccome avevo vacanza a scuola, la mattina dei morti non mi svegliai per tempo, come al solito. Quando fui desto, mi vestii subito e mentre recitavo la mia preghiera, intesi la campana che suonava a Mortoro, cioè il tipico scampanio delle campane quando annunciano per esempio la morte di qualcuno. Mi recai tosto, dice, continua Francesco Forgione, alla chiesa per udire la Santa Messa e dopo io e la mamma ci avviammo al cimitero. Giunti colà, entrammo in quella chiesetta e recitammo il Santo Rosario e il De Profundis. Quindi andammo a visitare l'ossario, nel quale erano gli avanzi di una donna che si conservavano ancora quasi intatti.
Entrarono colà altre persone con lucerne in mano e cantarono tante belle orazioni che facevano venire il pianto. All'uscita di quel luogo vidi una giovinetta che, coperta di gramaglie, deponeva una corona di fiori sulla tomba della madre e piangeva dirottamente. Poco discosto era una donna che piangeva il suo amato figliuolo, rapitole dopo solo 3 giorni da un fiero morbo. Fattosi tardi, ritornammo a casa pieni di mestizia. Questo è il tema di Padre Pio, su cui diremo qualche cosa domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!